Nel gennaio 2008, Assud ha organizzato una carovana internazionale in Bolivia per incontrare le comunità con le quali da anni lavora e per esprimere al governo e al popolo boliviano la solidarietà sua e di tutto il movimento italiano di fronte ai tentativi di delegittimazione e di destabilizzazione subiti dall'esecutivo di Morales. Le carovane rappresentano da sempre per Assud uno strumento per garantire la nostra presenza sul territorio, ma anche uno dei momenti più importanti nel processo di costruzione e di rafforzamento delle relazioni con le comunità latinoamericane con le quali lavoriamo. La decisione di recarci in Bolivia nel gennaio 2008 risponde a due esigenze. La prima attiene alla cooperazione. Si tratta dell'inaugurazione di uno dei progetti più importanti che Assud porta avanti in Bolivia, un progetto che ha costruito la rete fognaria per 6.000 persone nella città di Cochabamba. L'importanza di questo progetto deriva dal fatto che esso è una conseguenza della necessità di cercare alternative reali di gestione dopo la ripubblicizzazione dell'acqua del 2000. La carovana non sarà solo un momento per festeggiare e celebrare il successo di questo progetto assieme alle comunità coinvolte, ma anche per interrogarci e valutare quali sono state le criticità, ma soprattutto le novità emerse durante questa importante sperimentazione. La seconda ragione per cui sentiamo l'esigenza di andare in Bolivia in questo momento è per esprimere solidarietà da parte nostra e da parte di tutto il movimento italiano al popolo e al governo boliviano, che sono oggetto da mesi di tentativi feroci di destabilizzazione da parte delle destre oligarchiche, che tentano in ogni modo di delegittimare il governo democraticamente eletto di Morales, ma anche lo stesso processo di cambiamento e di partecipazione che è in atto in Bolivia da molti anni. El Alto è una grande cittadina che sorge a pochissima distanza da La Paz, sull'altopiano andino. La città è diventata negli anni uno dei simboli delle lotte del popolo boliviano contro le politiche neoliberali e in difesa dei beni comuni, come il gas. La città è sede anche dell'UPEA, l'Università Pubblica di El Alto, una delle poche università pubbliche boliviane, conquistata dopo anni di mobilitazioni e di rivendicazioni da parte dei cittadini, la maggior parte dei quali indigeni. L'università è l'unica ad avere tra le materie di insegnamento la cosmogonia indigena e lo studio delle conoscenze tradizionali. Il suo funzionamento si basa su un modello di gestione paritaria, in cui studenti e docenti hanno pari poteri decisionali. È la università più giovane di tutto il sistema dell'università boliviana. È una università pubblica. In ese sentido, noi abbiamo tenuto un papel protagonico per il cambio di questo governo. Questa università ha sido praticamente il baluarte per le conquiste che in questo momento stiamo vivendo. Lo que nos hace diferente en el sistema es que para la elección de las autoridades en esta universidad es la única que nosotros ejercemos el voto universal. El voto del estudiante tiene el mismo peso que el voto del docente, es decir, todos somos iguales. Tenemos una esencia andina también que nos hace diferente, es decir, tenemos esa esencia aymara y quechua que prácticamente nos han legado. Entonces estamos en ese proceso, somos una universidad nueva. Y que tengamos un buen empiezo y que a partir de ahora... Alto baluardo delle lotte popolari che hanno percorso negli ultimi anni il paese andino è la FEJUVE, la Federazione delle Giunte degli Abitanti di El Alto, protagonista della guerra del gas del 2003. Las luchas han sido por una causa buscando todo el Estado de Derecho. Y cuando aquí nos hemos visto gobernados casi 25 años de la democracia,
una democracia que realmente favorecía a las pocas personas, a las pocas familias, que tenían sectores más privilegiados, pero las mayorías nacionales no conocían la democracia, no existían las leyes. En el momento cuando les convenía, ejecutaban la constitución política del Estado. En el momento no les conviene, no les servía para nada absolutamente la constitución. Pues en ese marco se ha podido levantar este pueblo. Desde ahí hemos empezado con este proceso de cambio, pero hoy día seguimos luchando, aún no hemos terminado. Nos falta todavía, quizás peores días, más difíciles que hay que asumir en nuestro país. Pues, y eso nosotros siempre lo vamos a hacer cuando estemos unidos, cuando estemos bien organizados, y no nos vamos a dejar de votar. Hemos sabido, digamos, defender, ¿no? Realmente los gobiernos neoliberales se estaban fijando nuestros recursos naturales. Nel 2003, proprio a El Alto, una forte mobilitazione popolare riempì le strade e le piazze per protestare contro la decisione del governo di privatizzare le riserve del gas del paese. Seguirono giorni di violente repressioni da parte del governo, che causarono numerosi morti tra la popolazione e si conclusero con la cacciata del presidente Sánchez Lozada. Nellos días de octubre. Sia nel 2005, durante la carovana Mayaki, organizzata sempre da Assud in Bolivia, sia durante la missione internazionale 2008, Assud ha voluto rendere omaggio a quelli che vengono ricordati come i martiri del gas. Abuelos presagiaron que aquello iba a pasar, que a los pobres y humildes nos iban a masacrar. Mujeres, hombres y niños acribillados sin piedad. Nosotros seguimos dolidos. ¿Qué más puedo decir? Lo mismo que mis compañeras, llorando, sangrando nuestros corazones. Nosotros más que pedimos, anhelamos el Goni Sánchez de Lozada que dé cara por los muertos, por los asesinatos que nos ha masacrado a nuestros esposos. Todos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, sindicales, indígenas, que en el mundo hoy, en el norte como en el sur, luchan para un mundo mejor en contra de este modelo de muerte, llamado neoliberalismo, capitalismo, como queremos llamarlo, tienen aquí, en el Alto, en este cementerio, algunos de los más importantes héroes de estas batallas que todo el mundo está haciendo para construir un mundo donde quepamos todos, donde podemos tener democracia, donde podemos tener acceso a servicios básicos, a nuestros bienes comunes. Bienvenidos a nuestra casa. Quiero agradecerles por la visita inesperada de esta pequeña reunión breve, también lograr algún intercambio de ideas. Lo que nosotros también es, sobre todo, presentarnos, ¿no? Nosotros, absolutamente todos los compañeros son parte del directorio de la Central Obrera Regional del Alto y representamos a todas las organizaciones que hacen lucha a diario en la ciudad del Alto. El Alto es característica de que la gran mayoría es trabajador por cuenta propia. Cada uno se esfuerza y se logra su propio trabajo, inclusive. La gran mayoría somos de la familia gremial, los que vendemos en las calles por la escasez de fuentes de trabajo. También estamos gozando de nuestro nuevo edificio que recién nos han entregado. El presidente Morales nos ha regalado esto. Io sono Giancarlo Torricelli del Partito della Rifondazione Comunista. Facciamo parte della delegazione che è presente con l'associazione Assunta.